L'importanza di questa iniziativa la spiegheranno sicuramente meglio di me coloro che hanno voluto questa giornata inaugurale di un progetto che è molto più vasto e che collega Cerignola al cuore inteso come centro della città, ma anche inteso come nostro organo vitale. Voglio approfittare dell'occasione per fare una riflessione. Noi oggi collochiamo due aggeggi di piccole dimensioni. Io ho immaginato un parallelo tra le piccole dimensioni con ciò che intorno a questi due defibrillatori noi vogliamo creare e realizzare. Uno lo mettiamo nell'atrio del nostro comune. Uscendo sulla vostra sinistra avrete il cantiere ancora non accessibile del nuovo sportello welfare. Di fronte troverete l'ex liceo classico Zingarelli. Lunedì mattina firmiamo il disciplinare con il quale la regione finanzia la trasformazione di questo rudere in biblioteca di comunità innovativa. Di fronte avrete anche, leggermente spostato sulla destra, l'edificio scolastico Marconi, presso il quale a fine anno scolastico inizieranno i lavori di totale recupero e ristrutturazione di quell'edificio. Sulla vostra destra avrete la scuola Aldo Moro, dove tra qualche settimana inizieranno i lavori di integrale riqualificazione. E motivo d'orgoglio, perché quando si copre la carica di consigliere comunale, essendo amministratore di una città, hai l'obbligo di intervenire dove le passate amministrazioni hanno dimenticato di farlo. Attraverso questo progetto noi andremo a cardioproteggere una città. Oggi noi andremo ad installare due defibrillatori, però è semplicemente un inizio. Ringrazio tantissimo la Croce Rossa di Cerignola, perché grazie anche al loro supporto sono riuscito ad arrivare in maniera molto più veloce ai tecnici che oggi sono qui presenti, e dopo brevissimi incontri siamo arrivati a mettere giù un progetto a misura della nostra città. Permettetemi finalmente di ringraziare la presenza in sala dei medici, di specialisti di cardiologia, di anestesia e rianimazione, e questo mi rende felice perché significa che questa iniziativa è stata ben ascoltata. Chiaramente più defibrillatori abbiamo sul campo e più possibilità abbiamo di salvare persone, perché magari sono disposti su un campo, su un raggio maggiore. Un paziente che si accascia a terra, ricordate, la prima cosa che dovete fare è chiamare il 118, e se sapete che nelle vostre vicinanze c'è uno strumento come il defibrillatore, passano pochi secondi per aprire le due alette che ha il defibrillatore e applicarle sul torace del malcapitato, diciamo così. Dopodiché è la macchina che vi dirà tutto quello che dovete fare, cioè alla fine schiacciare un bottone. Anche la sinergia tra ruoli diversi all'interno di un'amministrazione comunale nel progetto che oggi sta partendo nella nostra città è la dimostrazione del fatto che l'apertura di un amministratore verso una comunità in evoluzione sia, secondo me, il valore aggiunto di un'amministrazione comunale e sia soprattutto il valore aggiunto di una comunità che accetta la sfida dello sviluppo, accetta la sfida della crescita della comunità stessa in cui ciascuno di noi vive. Il merito di questa iniziativa è del consigliere Enzo Erigno, che devo dire si è attivato in maniera
competente e determinata rispetto alla realizzazione di questo progetto che noi abbiamo denominato Un Cuore per Cerignola. Ma allo stesso tempo il consigliere Ligno è stato sollecitato da un'associazione che è la Croce Rossa Italiana, la quale ha sollecitato a far sì che questa città si dotasse di strumenti che ormai sono all'ordine del giorno nelle comunità al passo con i tempi. Voglio dirvi che se una comunità rima tutta nella stessa direzione, raggiungere un obiettivo, come nel caso specifico normale, diventa veramente la cosa più semplice di questo mondo. Perché tutti possono utilizzare un defibrillatore? Chiaramente prendo un corso di ISD che per legge è previsto, ma comunque al di là del corso quello che è veramente importante è capire, sapere cos'è un defibrillatore e cosa fare in caso di arresto cardiaco. Bisogna intervenire entro 4 minuti. Siccome statisticamente l'arrivo di un'ambulanza è tra i 10 e i 12 minuti, chiaramente ogni minuto che passa dopo i 4 minuti si abbassa del 10% la percentuale che la persona possa intervenire.